Delle domande che ci suggeriscono di fare, ci dovrebbe dare la sua opinione sull'arte italiana di oggi, il suo punto di vista sull'arte italiana di oggi, cosa è cambiato per esempio rispetto agli anni 60 e 70, nel senso che oggi eravamo qui a Roma con il direttore della Costale di Berna, Fabri Strun, che appunto sta lavorando con noi anche alla mostra in Svizzera, e lui si stupiva, diceva: una città così bella dovrebbe così ospitare tantissimi artisti, dovrebbe esserci una comunità artistica enorme, no? E lui sa bene che in effetti qui a Roma negli anni 60 e 70 c'è stata forse una delle comunità artistiche più importanti, straordinarie d'Europa. Cosa è cambiato rispetto allora? Le sembra che ci siano meno artisti? Ma il cambiamento consiste nella dimensione diversa, almeno nel mio caso tentai un'avventura fra l'arte e la vita, e la dimensione e il luogo avevano importanza proprio perché permetteva di giocare, di avere delle avventure nella dimensione del rapporto con gli altri artisti. Gli artisti riconoscevano se stessi, cioè accettavano l'individuo che a quel punto si poneva in una diversità del linguaggio dell'arte. Questo avviene nella globalità a distanza, sembra che ognuno nella propria stanza non abbia bisogno di frequentare gli altri se non in determinate occasioni particolarmente rappresentative, ma non nella quotidianità. Questo potrebbe essere anche positivo se sviluppa una diversa sensibilità, un diverso linguaggio che vive l'eccezione. Io ho sempre tentato, mi sono illuso, senza fare atti di volontà, di svolgere una dimensione d'eccezione, nel senso della mia vita o di quello che avrei potuto vivere come vita comune. L'ambiente dell'arte rappresentava una diversa realtà, era come che fosse una tentazione, un tentativo di non essere totalmente assoggettati a delle dimensioni sociali, appunto di lavoro. Cioè, io non ricordo gli artisti che ho adorato anche di generazioni precedenti alle mie, non ho mai pensato stessero lavorando anche quando erano molto a dipingere o molto produttivi. Quindi la diversità è questa, che la professione è diventata una dimensione d'obbligo. Però perché no? Questo è positivo, è come che l'arte ha trovato il suo mestiere, che non è un mestiere razionale, non si tratta di linguaggi applicati o di una ricerca particolarmente parascientifica, no, si tratta di normale lavoro. Però ci sono artisti straordinari, io penso che ci siano comunque, non solo qui, dovunque, tanti artisti che magari trovano o non trovano dei luoghi di coincidenza, se li possono magari inventare in rete. Perché no? Penso che sia così. Altre volte proprio nel contesto newyorkese, ma penso che sia qualcuno che è in cerca di storie, non so come dire. Io non credo che la cultura sia un peso, non può esserlo, per cui la dimensione dell'invenzione, della proposizione di qualche cos'altro che ha radici magari anche superficiali, ma lontane, profonde, non può essere un peso, cioè il peso è la pretesa che si possa pesare, cioè non ha nessun senso, anche quando, lo dicevamo forse nell'incontro di poco fa, quando in quel periodo che sono stato come altre volte un po' di più a New York, parlo di New York perché è l'America che ho frequentato, giudicarono la mostra al Guggenheim di Fontana, non ricordo se era gli anni 70 o inizi 80, come qualcosa di appunto troppo limitato a un territorio dell'arte italiana. Era questo molto paradossale, perché la dimensione di volo di Fontana era appunto spaziale, e contemporaneamente l'Elogio andava a una mostra parallela al MoMA di, se ben ricordo, di Jasper Johns, no? Che nella qualità di sua espressione non rappresentava certo il cosmo. E questo è il risultato di un frainteso, non c'è nessun combattimento in atto, cioè gli artisti vivono per simpatia la differenza del linguaggio. Io credo che ho frequentato, ho considerato molti artisti proprio perché esprimono qualcosa completamente diverso da quello che io penso. Io ho pescato nelle mie origini da una
da un essere, come dire, apprendista nell'essere ad osservare, a ricercare qualcosa senza studiare, senza particolarmente sforzarmi. E quindi ho vissuto un'avventura di osservazione, soprattutto per la mia indole di viaggio, che va dall'archeologia all'adorazione dei capolavori del passato, che sono comunque sempre tuttora presenti. Quindi che sia arte moderna o arte antica, per me era comunque uno stimolo per giocare e per portare una dimensione di leggerezza e non di austerità, anche se lo sto dicendo con serietà, seriosità. E questo appartiene forse a questo bagaglio, che è un bagaglio appunto altro che digitale, cioè può essere completamente digitale, perché la somma del sapere è immensa, no? Difatti ho fatto una maschera qualche anno fa a Bali, che è intitolata Episteme, con una forse palese ironia all'episteme. A proposito di digitale, forse ci sono delle domande sul web, il nostro blog va avanti. Vediamo un po'. Dunque, il mio viaggio, se così si tratta nell'immagine, è un viaggio di identità. Quindi l'identità può contemplare anche la volgarità. E, diciamo, quelli che sono gli elementi della cronaca possono procurare un piacere a qualcuno, una nausea a qualcun altro, non saprei da quale parte guardare. Cioè, a me piace parlare comunque. Andiamo alle domande serie. Allora, quanto conta il gioco e l'ironia nel suo lavoro? È un modo per avere un ulteriore filtro di maschera senza appunto un dovere, no? Quindi consapevole che non sto vivendo un ismo, come si diceva, quindi l'ironia è una buona compagnia. E ancora, a quale personaggio si sente più legato o si è più divertito a interpretarlo? No, non me lo ricordo, perché ogni volta è un divertimento creare una sintesi, un simulacro che si aggiunge a questa galleria di identità. Quindi sì, ci sono delle figure che appartengono alla mia infanzia, come Sganappino, cui il mio maestro di scuola portava il costume, no? Cioè, questa figura sbarazzina, un po' come la maschera della commedia dell'arte, da in un qualche modo mi sono nutrito, come Arlecchino, ecco. Però ad esempio in Oriente ho sentito pertinente certi clown, che a Bali sono molto taglienti e contestativi, hanno questo aspetto frivolo per essere così poi polemici, no? Cioè, certe maschere che ho ibridato nei miei transiti su Bali vivono proprio la dimensione del clown, no? Io feci per la mostra, come invito della mostra alla Villa delle Rose tanti anni fa, il clown delle rose, naturalmente pensavo anche al cavaliere delle rose, che ha ben altra dinastia, eh? Nella mia infanzia ero come un bambolotto per mia sorella, no? Quindi era lei che mi vestiva, mi confezionava. Poco dopo, per mia indole, soprattutto in India, poi anche ora in Thailandia, questa stoffa è una seta tradizionale thailandese, ogni volta è come che trovo dei materiali o degli incontri. C'è un sarto cinese a Bangkok, si chiama Mr. Piak, oppure un sarto playboy a Roma che si chiama Angelo Angelilli. Sono delle figure eccentriche, molto dedite al loro mestiere. Io non faccio altro che scegliere e suggerire delle cose, non c'è una strategia della mia vanità,
e che non mi piace avere un abito cosiddetto anonimo, non mi piace portare il costume del nostro tempo e non credo che la dimensione del mio esprimere l'abito sia poi particolarmente stravagante, è semplicemente una questione di proporzioni da contraddire o di colori da esibire. Visto che molto spesso parla, appunto ha citato la Thailandia, l'India, una domanda che ricorre spesso sul web